C'è una vecchia storiella. Due vecchiette sono ricoverate nel solito pensionato per anziani e una di loro dice: ragazza mia, il mangiare qua dentro fa veramente pena. E l'altra: sì, è uno schifo, ma poi che porzioni piccole. Beh, essenzialmente è così che io guardo alla vita, piena di solitudine, di miseria, di sofferenza, di infelicità, e disgraziatamente dura troppo poco. E c'è un'altra battuta che è importante per me, è quella che di solito viene attribuita a Groucho Marx, ma credo dovuta in origine al genio di Freud, e che è in relazione con l'inconscio. Ecco, dice così, parafrasandola: io non vorrei mai appartenere a nessun club che contasse tra i suoi membri uno come me. È la battuta chiave della mia vita di adulto in relazione alle mie relazioni con le donne. Sapete, ultimamente i pensieri più strani attraversano la mia mente perché sono sui 40. E penso di attraversare una crisi, o che so, chi lo sa. Io non mi preoccupo a invecchiare, non sono di quei tipi, sapete, lo so. Quassù mi si apre una piazzetta, ma peggio di questo per ora non mi è successo. Io, anzi, credo che migliorerò invecchiando. Ecco, sapete, credo che sarò il tipo virilmente calvo, sapete. Come dire, l'esatto contrario dell'argentato distinto, per esempio, ecco. E se no, nessuno dei due. E divento uno di quelli che si perdono i filini di bava dalla bocca, che vagano per i mercatini con la borsa della spesa sbraitando contro il socialismo. Annie e io abbiamo rotto, e io ancora non riesco a farmene una ragione. Io continuo a studiare i cocci del nostro rapporto nella mia mente e a esaminare la mia vita cercando di capire da dove è partita la crepa. Ecco, un anno fa eravamo innamorati, sapete. Io so, è strano, non sono il tipo tetro, non sono il tipo deprimente. Io sono stato un bimbo ragionevolmente felice, credo. Io sono cresciuto a Brooklyn durante la Seconda Guerra Mondiale.